Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Oh, piccolo passo avanti. No, su questo. No, poi, questa descrizione c'è stata anche, anche per altri casi. Quindi qual è il tema? Non è che queste notizie sono emerse ieri dopo che l'attentato è avvenuto, quando è stato? Lunedì sera. Evidentemente c'erano già le banche dati di tutte le varie polizie. Sì. La nostra, ho letto, anche segnalato i belgi, la cosa non era stata presa molto in considerazione. La stessa cosa è avvenuta per attentati, c'era un imam di una moschea in Spagna, ricordo, di cui si sapeva tutto, attentatori in Inghilterra e in Francia. Quindi io dico, queste persone, almeno i casi più preoccupanti, perché vengono identificati, c'è una ragione, no? Se c'è questa biografia, sì, questa dinamica, evidentemente vedono i siti, le forze di polizia fanno un gran lavoro. E io pongo un problema. Noi a un certo punto, visto l'epilogo poi di queste vicende, in cui ci sono i morti che non hanno deciso di morire, perché questo casomai ha deciso di morire per una sua esaltazione ideologica, ma i due svedesi o tutte le altre vittime non decidono di morire. Non dovremmo studiare anche una riflessione su come trattare queste persone, se sia il caso, essendoci una guerra, di valutare che per i casi più gravi non, o un'espulsione effettiva e immediata, o di perché questo signore, lei dice, c'era stato anche un ritardo nel fissare l'udienza, sì, ma questo signore, c'era un'udienza in ritardo, allora quello ha detto, siccome nessuno deve rimanere in attesa di giudizio a vita, vada, è libero. Ma questo ti quello che ha mandato via, allora abbiamo il break, sì, sì, se qualcuno sa, ci avvisi e dobbiamo anche fare delle norme secondo me speciali. E così l'ho detta. Sì, sul terrorismo, questa è la notizia, Gasparri chiede norme speciali sul terrorismo. A livello europeo, ma l'abbiamo fatta negli anni 70 e 80, quindi ci siamo da bambino, non se le ricorda. Beh, sono del 76, però poi qualcosa ho studiato sulle leggi speciali. Un complimento. Gasparri ricorda anche le violentissime polemiche. Allora abbiamo la pubblicità che hanno accompagnato. Scusa Caprarica, pubblicità, poi torniamo.